Bom. Vado. Ezio, ma perché vai sempre via così? Perché domani ho la cranioplastica. Eh? Sfenoidale, non ho neanche una camicia pulita. E allora? Allora, tu sei contenta se il tuo fidanzato fa un'operazione con la camicia del giorno prima? Beh, in effetti non è di classe. Ma non esistono i camici bianchi? Su, dai, rimani. No, dai, però poi sai che mi dà fastidio dormire con una persona a fianco, mi ricorda il matrimonio, il campeggio, la caserma. Ma dai, ma neanche se vengo io da te? No, non posso. Dai, ci sentiamo, eh? Ti chiamo? Facciamo che ti chiamo io. Ciao. 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 Niente di meglio di una bella corsetta per tenersi in forma, eh? Dillo, dillo che mi vuoi vedere morto. Mi hai fatto fare il giro di tutto il parco. Che palle, Leo, sono solo 4 chilometri. Sì, ma tutti a piedi. Ok. Domani ti mollo e vado a cercare quella bella moretta con la tuta rosa. Oh, hai visto come mi guardava? Ti guardava solamente perché le sei finita addosso. Domani prova a prendere la macchina, la investi e vedi se ci combini qualcosa. Idiota. Che ci posso fare se con le ragazze mi va sempre a finire male? Beh, innanzitutto non inizierei con frasi del tipo: scusa, per caso ti chiami Laura? Che dici? Io Laura ormai manco la vedo. Sì. Birra o acqua? Birra. Ah, siete qui? Avevi detto acqua? No, avevo detto birra. Tu Laura manco la vedi, eh? Io Laura manco la vedo. Tu ce l'hai dipinta nella cornea, Laura. Ma te la devi dimenticare, devi uscire con altre ragazze, devi svilupparti. Come se non ci avessi provato. Il problema è che sono vergine. Che problema è? Anch'io ero vergine una volta. Adesso guardami, sono completamente guarito. Non si direbbe. Comunque, visto che la stai tanto lunga, cosa dovrei fare? Allora, regola number one. Essere se stessi. No! Mai! No, non bisogna mai essere se stessi con le donne. Loro non cercano te, ma vogliono un uomo dolce e sensibile, ma al tempo stesso forte e virile. E si può? Impossibile. Non esiste un uomo del genere in natura. E quindi? E allora deve far sembrare che tu abbia il fisico di Sylvester Stallone, ma il cervello di Woody Allen. Fisico Stallone, cervello Woody Allen. Esatto. Oh, mi raccomando, non il contrario, eh. Il gommista è giù all'angolo. Spiritosa. Sta per dire con chi l'ha tradita. Ma come fai a guardare queste porcherie? Io non lo so, te ne pieno il cervello. Poi a un certo punto non riesci più a farne a meno. Esattamente come le canne, ma non mi pare che tu abbia mai smesso. Ecco, lo sapevo, niente, te la lasciano sempre qui. Beh. Senti, adesso vado al congresso di fisioterapia, ma quando torno ti introduco alle telenovelas brasiliane. Non vedo l'ora. Per adesso studiati la 20ª edizione di Anche il sole tramonta. Che fai, alludi, bella? Dovrei essere proprio depressa per guardare ste porcherie. Ehi, piccola, sono contenta di averti qui tra noi. Che c'è? Fuga dalla routine di coppia? No. Ah? Allora Ezio ha fatto di nuovo il numero del mago. Sim, salabim. Sparito. Spiritosa. E sarà con intervento domattina presto. E per non rischiare di fare tardi sei incamminato già da ora. Mica può operare coi vestiti del giorno prima. Eh no. Pensa che rivoluzione quando inventeranno i camici bianchi. Guarda quella ragazza laggiù. E non la faccia di una che aspetta soltanto qualcuno che ci provi con lei. Appunto, pensa se poi quello arriva. Madonna, Davide, sto parlando di te. Dai, vai da quella là. Vai, io ti copro le spalle.
Forza, vai, vai. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Quella. Vai. Su. Forza. Ciao, bevi qualcosa? Scusa, Franco. Ti va di bere qualcosa? Cioè, tutti e due, nel senso... Io e te. Oh, guarda che io pago, eh. No! No, non nel senso di pago... Io pago da bere e basta. Cioè, dipende, se prendiamo qualche stuzzichino, io pago anche gli stuzzichini. Dipende da cosa consumiamo. No, no, non consumare, non in quel modo. No, si vede subito che tu non sei una che viene. No, no, non che viene nel senso di che viene. Cioè, nel senso di... Ciao, bevi qualcosa? Tu sei vergine, vero? Che visione meravigliosa. Che ragazza celestiale. Un angelo caduto dal cielo. I suoi occhi. Lei non ha visto i suoi occhi. Dio. Sono innamorato. Sono impazzito. Sono talmente felice che vomiterei un arcobaleno. Non li ho appena cambiato il divano, grazie. Mi scusi, ma era partita a razzo. In qualche modo dovevo pur fermarla, no? Ah, ma io non voglio essere fermato. Vede, Davide, l'amore è come una clessidra. Più ti riempie il cuore e più ti svuota il cervello. Da quando ho incontrato Federica mi sento come un bolide impazzito lanciato verso il traguardo. Ecco. Un siluro affusolato proiettato sul bersaglio. Un enorme turgido missile scagliato nel ventre molle del più profondo dei buchi neri. Ok, Davide, per oggi noi abbiamo finito. Di già. E così abiti ancora con tua sorella? Eh? Ah, beh, no, diciamo che è mia sorella che abita da me. Sigaretta? Non si può fumare nei locali. Ah, meno male, tra l'altro non fumo. Senti, ma io ti piaccio un po'. Un po'? Tu hai due occhi che... Sono felice che tu li abbia notati. Portano la quarta. Tranquillo, ci sono abituata. Quando sorridi... Sembra che si alzi il vento. Oddio, quante sciocchezze dici. Mi fai così tenerezza. Abiti qui vicino. Perché? Andiamo? Dove? A casa mia? Non posso, perché mi sono dimenticato di mettere a posto le racchette da neve. Andiamo? Sì. Federica. Che c'è? Io? Vuoi dirmi qualcosa? Sì, ma non ci riesco. Allora lascia perdere, non c'è bisogno di parlare. Io? Tu mi piaci tantissimo. Anche tu. Hai visto? Sei riuscito a dirlo. Sì, ma non era solo questo. E allora cos'era? Dai, avanti. Io vorrei farlo. L'amore? Sì, quello. Sei dolcissimo. Allora lo facciamo. Certo. Vabbè, allora io vado. Davide. Sì? Viene meglio se ti togli i pantaloni. Ah, giusto. Ci sentiamo più tardi? Sì, tesoro, ti chiamo io. Ma ti posso chiamare io? Facciamo chi fa prima. Ti brucia ancora lì? No, però la prossima volta mi rimetto le mutande, prima di accendere le candele. Piccolino, io devo andare. Bacio. Ciao. Ciao. Ti amo, ti amo, ti amo! Voglio dirlo a tutto l'universo! Beh, con noi sei a posto. Per dirlo al resto del mondo ti conviene aprire un blog. Davide, chi era quella? Chi? Quale?
queste squinzette di oggi. Basta raccontargli due boiate e te le porti subito a letto. Anche negli anni 70 era così. Però bisognava dirgli che le boiate le aveva scritte Castaneda. Molto divertente. Vorrei sapere cosa è successo in questa che è anche casa mia? Carlotta! Carlotta, un corno! Sei fortunato perché devo andare al convegno, ma quando torni mi spieghi che cosa ti è successo? Niente che non sia successo già anche a te. Ti ricordi, vero? Quando andavano le spalline imbottite. Mai avuto bisogno di imbottiture? Io? Una birra. Ciao, Pollo. Allora, dettagli. Non mi va di dare dettagli. Niente dettagli? No, non me la sento. Ma come? Mi inviti a prendere una birra, mi dici che ti sei messo con una e poi che non te la senti di dare i dettagli. Beh, fatela sentire, no? No, ma niente. Ho incontrato una ragazza, ci siamo innamorati e ci siamo messi insieme. Dio, che brutti dettagli. Che vuoi che ti dica? È successo tutto talmente in fretta che ancora non riesco a rendermene conto. È la tettona dell'altra sera, è vero? Si chiama Federica. Federica, già. Quella minimo porta la quarta. Uffa. Sotto la quinta non è vero amore. La finisci? Guarda che quando sei innamorato di una ragazza sono altre le cose che guardi. Il resto sono dettagli. Appunto, cosa ho detto io? I dettagli! Ok. Siamo rimasti 2 ore a guardarci negli occhi tenendoci per mano. Ah, ho capito, non ci hai combinato niente. Che dici? Allora ci hai fatto qualcosa? Che ti importa? Quante volte? La vuoi smettere? 4! Piantala! Di meno. Lo dicevo io. Sotto le 4 non è vero amore. Sorridi, Poldo. Ma fine finito. Vado, se no faccio tardi. Ma come, amore, vai già via? Amore, domani ho una cranioplastica sfenoidale, quindi... Un'altra? Tu, amore, non hai idea di quanta gente tenta il suicidio con la sparachiodi? Pam! È impressionante, guarda. No, ti prego, amore, non andartene anche stasera. No, tesoro, siamo insieme da 1:10. Ti prego. Se questa sera resti, ti faccio la posizione del loto sbocciato. Il loto sbocciato? Mm-hmm. Ma anche la ranocchia, non ho la camicia pulita, dai, no. Te l'ho comprata questa mattina? Non c'ho lo spazzolino. Eccolo qua. E tornando a casa, senti, ho comprato anche la panna. La panna? Anche la panna. Dio mio, la panna! Sì, sì. Ah, non è un po' troppo. No, qua. Aspetta, amore, sto andando, amore, andiamo di là. Ma chi vuoi che ci veda? Non c'è nessuno. Ah, giusto, sì, c'è. Vieni qua. Non vorrei svegliare qualcuno. Laura! Davide! Ezio! Davide! Giusto te, hai mica visto il rasoio in giro? Stavo facendo un sogno ad occhi aperti. Pensavo che mi baciavi in un bel posto. Sul collo? Oppure un po' più giù? No, Sharm el Sheikh. C'è appena stata mia cugina Alicia col suo maestro di tennis. Beh, e che aspettiamo? Andiamoci subito. Bere dalle noci di cocco, nuotare tra i coralli. Perfetto. Allora mi conviene prendere le ferie d'agosto, così appena torniamo andiamo a vivere insieme. Come vivere insieme? Dai, su, non aver paura. È naturale che una coppia abbia un progetto, no? Beh sì, ma c'è progetto e progetto e noi potremmo cominciare da un progetto un po' più piccolo. Per esempio? La tariffa io e me del cellulare. Pensaci, un appartamentino tutto nostro. E ogni tanto potremmo invitare a cena anche mia cugina Alicia. C'è le risate. Ah, dimenticavo. Sulle scale ho incontrato la tua vicina di casa, stasera ci ha invitato a cena. Chi? Sole? Ha detto che vuole assolutamente conoscere la tua nuova fidanzata. Cos'hai? Non vuoi presentarmi ai tuoi amici? Ma no, è che poi magari... Da noi! Stasera c'è anche Leo, il figlio di Sole, che parla solo di lavoro. Facesse l'agente segreto, ma fa l'assicuratore. Sole ha invitato anche Laura e il suo fidanzato neurologo. Ezio e lei insieme? Figurati! Sei forte, Leo! Sei uno spazzo, Leo! Ti ho mai raccontato di quella volta che ho rimorchiato una ragazza carinissima? No! Con una sola frase!
Si chiamava Elettra questa qua. Sai cosa le ho detto? Tu mi accendi! Lei è rimasta scossa! Elettra! Giù! Me la assicuri? Per forza, sono un assicuratore! Assicuratore! A proposito, la sai quella dell'assicuratore? L'assicuratore gay che dice sempre no? No. Ah! Oddio! Oddio! Federica! Sai che un bel nome? Federica! La mamma mia! Oddio, che vantacchioni che siete! Non credevo mi sarei divertita tanto. Ceratona, solo, dica la verità. Da quando non si divertiva così, eh? Dall'ultima volta che ho pulito il forno. Ma perché tutto cambia così in fretta? Anche le cose belle. Da un momento all'altro non le riconosci più. Mi faccio un esempio? Quando mi sono risvegliato dal coma, mi sono subito piaciuti i telefonini, perché era l'unica cosa che più ce l'avevi piccolo, più una ragazza ti considerava. Ora bisogna avere grossi anche quelli. Tutto cambiato. Ma ne sembra giusto? Il mondo è pieno di ingiustizie. Davide, devo chiederti veramente scusa. Avevi ragione tu. Su cosa? Su com'è che si chiama? Federica? La mano amica! Leo! No, davvero, è talmente simpatica che l'altra sera ho addirittura smesso di guardarle le tette. Per favore! No, davvero, sono veramente molto contento che il mio migliore amico si sia finalmente fidanzato. Aspetta, non correre. Ci frequentiamo. E vi frequenterete sempre più spesso? Mi hanno detto addirittura che andrete a vivere insieme. Ne abbiamo parlato, ma io non voglio accelerare i tempi. E poi si sa, l'amore è come una clessidra. Riempie il cuore e svuota il cervello. Ammazza come sei saggio. Ma guarda che un fidanzamento lungo ha un sacco di lati positivi. Sì? E quale? Rende più breve il matrimonio. Ridi pure, Boldo. Ora no. Provati questa. È una camicia per il pranzo di domani. Grazie. Che pranzo? Ma come, amore? Quello a casa dei miei? Ma non era tra due settimane? No, zuccone. Tra due settimane abbiamo la cena da mia cugina, Alicia. Fammi vedere se trovo un paio di pantaloni che si possano abbinare. Dai, su. Ora basta giocare. Abbiamo appuntamento con Leo. Cosa? Con Leo? Andiamo tutti insieme a fare il giro del parco. Ah, adesso prendete gli appuntamenti alle mie spalle. E non sei contento? No, e poi sono stanco. E non mi piace correre. Dai, amore, sono soltanto 4 chilometri. Sì, ma tutti a piedi. Lo si trova in tutto il bacino del mare. In particolare... Ezio, sei pronto? Io. Ma che ci fai ancora qui? Alzati, è tardi. Shh, sto guardando un documentario sui gecchi. Cosa? Io vedo come va a finire, se alla fine la biscia se lo mangia o no. Secondo me vince il gecko. Dici? Ezio! Dove dobbiamo andare? Al Trilionaire, il nuovo locale di Briatore. Sono mesi che aspetto questa inaugurazione. Vabbè, se è appena aperto mica chiuderà domani, no? Ezio, insomma, io sono stufa di vederti così. Così come? Da quando sei qui io non ti riconosco più, non sei più quello di prima, ecco. Paola, cosa c'è che non va? Ma che fine ha fatto il geco? Se l'hai mangiato la biscia! Sei tu? Che fai? Ceni sul terrazzo con Federica? Sì. Che romantico, sei innamorato, eh? Guarda che sono una cena, eh? Eppure senza candele, sono pericolose. Sei tanto carino. Sai, Davidino, queste sono proprio le cose che mi fanno pensare che in fondo gli uomini non sono poi così schifosi. Altro che. Quanto vuole
pancia. Gli uomini sono tutti pantofolai con la pancia. Veramente io? Vero, Sole? Mi sai dire perché a casa gli uomini diventano tutti così squallidi? Ma io non ce l'ho la pancia. Gli uomini, Davide, non tu. Ah, meno male. Beh, la cosa è molto più semplice di quello che pensi. Sono soltanto uomini. Quando ho conosciuto Ezio, lui era un uomo affascinante, pieno di sorprese. Adesso passa tutte le domeniche a guardare i Jack in TV. Beh, so che sia, un po' di televisione, dai. Ma in ciabatte! Marroni! Oh, poverina! Hai tutta la mia comprensione. Mamma dice che affittano un bilocale nel loro condominio. Ti va domani di andarlo a vedere? Mi passi il sale? Non c'è abbastanza sale in questa minestra. Che fai? È che non ci sono più i sapori di una volta. Laura, domani mattina ho un appuntamento con il nuovo direttore sanitario. Mettiti fuori una camicia pulita per piacere. No, si sono ghiacciate. Si sono ghiacciate. Qualcuno l'ha lasciata tra i surgelati. Può capitare. Vino? Grazie. Sai che mia cugina Alice ha scoperto un ceramificio artigianale vicino al raccordo? Domenica dopodiché potremo andare a scegliere le mattonelle per il bagno. Davide, stai allegando la tavola, attento. Sono questi maledetti bicchieri che sono troppo piccoli. Ma... sì, ma è Bernata. Ci vorrà una settimana. Cosa? Ci vorrà una settimana. Forse anche di più. Ho capito, va. Tengo questa e faccio solo la barba. Potresti. Se il rasoio non si fosse fuso. Fuso? Come fuso? Ieri l'ho usato per tagliare il pane dei toast. E poi devo averlo lasciato dentro al microonde. Può capitare. Davide, mi sembra un po' nervoso. Non capisco da che cosa lo vedi. Non so. È per via della casa? Delle mattonelle? Di noi due? No, non è per le mattonelle. Allora è per noi due? È che non ci capisco più niente. Hai incontrato una ragazza bellissima, l'hai baciata, ti piace tantissimo. E allora? Ed un tratto ti ritrovi fidanzato, sposato, le bollette da pagare, la casa, il mutuo, i figli, le domeniche all'IKEA. Io non voglio passare le domeniche all'IKEA. Anche i capelli sporchi. Ma la doccia sicuramente sarà saltata per aria. No. No? In base agli scarafaggi? Nemmeno. Allora vado? No, ho dimenticato di accendere lo scaldabagno. Allora ho capito, Forse è meglio se torno a casa mia, no? Ecco. Dimenticavo la camicia. Ci sentiamo allora. Facciamo che ti chiamo io. Mi fa nervia così, senza neanche un bacino. Può capitare. La camicia! Dai, non fare così. Se vuoi qualche domenica ti ci porto all'IKEA. Non è questo il punto. Forse non mi sento pronto per affrontare una relazione seria. Davide. Ma è che tutto cambia così in fretta. Hai presente i telefonini? Sì. Prendine uno, metti la vibrazione e inseriscitelo in un posto a piacere. Federica, ma dove vai? Hai litigato con Ezio? Come l'hai capito? Guarda che se continui così diventi calva. Io ho rotto con Federica. Che casino le coppie. Vuoi dirlo forte? Sai, ora che siamo rimasti soli dovremmo fare più cose assieme io e te. Per esempio? Che giorno è oggi? Domenica. IKEA? Facciamo un salto all'IKEA? Ti va?